Notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Strategia o realismo? L'attesa controffensiva ucraina di primavera deve ancora attendere. Ad affermarlo il presidente Volodymyr Zelensky. Dobbiamo ancora aspettare. Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Con i mezzi di cui disponiamo potremmo iniziare l'operazione di liberazione e, credo, con successo. Ma perderemmo molti uomini. E penso che questo sia inaccettabile. I soldati sono pronti, ma hanno bisogno ancora di qualcosa, come ad esempio i veicoli blindati, che arrivano a lotti. Secondo diversi analisti militari, però, Kiev ha di fatto iniziato la sua controffensiva entrata nella fase 1, come dimostra il movimento di reparti, soprattutto quelli addestrati all'estero, schierati in prossimità della linea calda del fronte, e i test delle scorse settimane per saggiare le linee difensive russe a Zaporizhia. Con una potenza di fuoco e di mezzi all'altezza, garantita dagli alleati, il problema per Kiev resta quello del numero di soldati decisamente inferiore a quello russo. Un altro aspetto, quello emozionale e delle aspettative che gli alleati ripongono nelle mosse di Kiev, è stato motivo di riflessione del ministro della difesa ucraino Oleksiy Reznikov. L'attesa per la nostra controffensiva è sproporzionata, sopravvalutata. In molti si aspettano qualcosa di enorme e questo potrebbe provocare delusione se le cose non dovessero andare come si aspettano. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato alla calma, sottolineando come non è detto che la controffensiva sarà una e risolutiva. Ci potrebbe volere del tempo. Proseguono i raid ucraini sul territorio russo. Un drone ha attaccato un deposito di petrolio a Klintovsk, nell'oblast di Bryansk, in una zona di confine. Colpito anche un edificio amministrativo di Starodub. Kiev invece denuncia 70 bombardamenti nelle ultime 24 ore sulla regione sudorientale di Zaporizhia, 8 feriti da munizioni a grappolo. Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento sul conflitto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione. Aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.